Amici e amiche di Quarta Rete Blu, buonasera dal Palar Banca Reale di Giaveno per la 18ª giornata del campionato di Serie 2 di volley femminile. Le padrone di casa della 4 Volley Giaveno affrontano il Rota Volley Mercato San Severino in una sfida importante, molto importante, che assume dei contorni fondamentali per la ex capolista, o almeno per questo momento, 4 Giaveno, perché Loreto, la capolista che era a pari punti, ha vinto ieri 3-2 al tie-break, quindi ha lasciato un punto sul campo di Matera, dell'ultima in classifica, e quindi Giaveno, con una vittoria rotonda di 3 punti, potrebbe effettuare un clamoroso e importantissimo sorpasso. Partita importante, quella che si gioca tra le mura di casa, nel freddo di Giaveno. La 4 vuole riscaldare i suoi tifosi con una importante prestazione. Intanto il match è iniziato, c'è subito il primo punto per Giaveno e a cospetto della forte formazione giavenese si presenta il Rota Volley Mercato San Severino, formazione che veleggia nella parte medio-basse della classifica, ma proprio il risultato di ieri di Loreto ci conferma che è un campionato dove nulla è dato per scontato. La prima della classe è andata a perdere un punto pur vincendo al tie-break contro l'ultima della classe, quindi Giaveno deve fare molta attenzione, perché le squadre anche meno quotate, nel momento in cui danno tutto, possono risultare molto molto pericolose. Entriamo in telecronaca, siamo 2-1 il vantaggio di San Severino con l'americana Hengle al servizio, la mancina molto forte, ace su Marina Gvetanovic, punto numero 3. San Severino che ha cambiato tantissimo nel mercato nel periodo dell'inizio gennaio, della pausa. 3 giocatrici sono andate via, il loro bomber, la De Oliveira, è arrivata in palleggio la regista greca con un nome impossibile da pronunciare, la Couto Xiduo, che ovviamente per comodità diremo la palleggiatrice greca. E questi cambi, c'è stato anche il cambio dell'allenatore, quindi tante facce nuove a San Severino, che ha completamente cambiato l'aspetto e la faccia della sua squadra, e quindi è tutta da scoprire anche per Giaveno. Intanto punto numero 3 e parità, Giaveno rimette in parità il match dopo l'ottimo servizio di Ramona Aricò e poi il punto a terra di Nicoletta Luciani. Ancora Ramona Aricò al servizio, ormai grande protagonista delle ultime giornate, MVP di un paio di giornate, adesso palla in rete, punto numero 4 per San Severino. Sono Moretti, Francesca Moretti, la capitana del Mercato San Severino al servizio. Quattro a tre il vantaggio per le ospiti. Vetanovic, va, ricezione, corna, apre per Beyer, parallela tenuta da Moretti, ma la palla in tribuna. Quindi punto numero 4 della tedesca Heike Beyer, che anche lei è entrata a tabellino con questa ottima parallela che la Moretti non è riuscita a tenere. La stessa tedesca va al servizio. Tiene in ricezione la greca, può aprire in pipe per l'americana, autentica mattatrice della squadra. Punto numero 5 in pipe dalla seconda linea, la mancina. La Hengle sicuramente sarà una delle attaccanti da tenere in considerazione, deve fare molta attenzione. Intanto la centrale, Repice, Vittoria al servizio. Va a cercare Beyer, tiene molto bene, corna, fast per Luciani, palla a terra, punto numero 5, 5 pari. E questa è una delle soluzioni gradite alla metà campo giavenese, quando la ricezione tiene, corna, fa viaggiare i suoi centrali, ottima la fast della capitana Nicoletta Luciani, marchio di fabbrica della metà campo giavenese. La stessa capitana va al servizio, la ricezione tiene, staccata la greca, ancora per la Hengle, tenuta bene in difesa da Aricò, può gestire in bagger, corna, Vetanovic, parallela punto, ma la palla è a terra, la palla a terra, protesta San Severino, ovviamente la palla a terra, ma San Severino sta protestando perché secondo loro la palla era passata all'esterno della stina, tanto è vero che il difensore di San Severino non era neanche intervenuta su una palla che onestamente poteva anche vedere una difesa, ma l'arbitro dal punto Giaveno, 6-5.
La Greca per la Russo, tenuta molto bene a Ricogia, la seconda difesa importante. Ancora Giaveno che difende bene, sta funzionando la correlazione muro-difesa. Gvetanovic, diagonale, tenuta. La Greca mette palla, ma ancora corna. Giaveno si sta attaccando su tutti i palloni. Attenzione, pasticcio nella metà campo, San Severino. E palla out. Punto numero 7. E questo, la Pascucci spara out. Questo è uno dei punti forti di Giaveno, perché spesso e volentieri negli scambi lunghi, quelli dove c'è da fare tanta difesa e magari neanche poter attaccare dei palloni molto belli, Giaveno difficilmente sbaglia e lascia sbagliare la squadra avversaria. La stessa Pascucci va in difficoltà. Moretti può arrangiare in bagher. Pascucci viene tenuta da Luciani. Gvetanovic può attaccare, tenuta dal muro, ma corna c'è. Mastro di casa va a gestire il secondo tocco per Aricò, che tira una fucilata, tenuta molto bene da Moretti. Pascucci può andare ad attaccare, pallonetto, ancora Aricò, terza difesa incredibile di Aricò. E adesso vediamo, ancora la Greca, gioca ancora per Pascucci, ancora difesa clamorosa di Giaveno che sta tenendo tutti i palloni, ancora Pascucci in 4 e palla ancora tenuta, ma la palla va a terra. 5 attacchi per fare un punto, e per San Severino sicuramente, se questo è l'inizio di gara, ci sarà da faticare. Giaveno ha tenuto su 5 palloni incredibili, di cui 3 con Ramon Aricò, l'opposta, che sicuramente insieme ai centrali in difesa, soprattutto i centrali, non hanno proprio la migliore prestazione in difesa, ma Aricò sta facendo veramente grandi cose adesso. Ma sono 3 partite, lo dicevamo, che sta giocando molto molto bene e Giaveno ne sta giovando. E intanto la fast di Federica Mastro di casa, punto numero 8, e al primo timeout tecnico 8-6 il vantaggio Giaveno su San Severino. Rientrano in campo le squadre, 8-6 al primo timeout tecnico, nel primo set Giaveno conduce sul mercato San Severino, ma il match è sicuramente appena iniziato e sicuramente ancora ha tanto da dire. Giaveno deve stare attenta, San Severino è una squadra che non lascia nulla sul campo. La Hengel va a mettere palla a terra. E punto numero 7. Scusate, la Giulia Pascucci mette palla a terra, palla importante da posto 2. E la stessa Pascucci va al servizio. Jump float. Ace. Secondo ace subito già dal Giaveno. Punto numero 8, parità, 8 pari. Secondo ace, che non è poco effettivamente se pensiamo che la partita è cominciata da 8 punti e da pochissimo. Secondo ace, Giaveno deve comunque fare attenzione. Pascucci al servizio, stavolta Beyer c'è, corna dietro per Gvetanovic, tenuta ma anche in difesa. Medaglioni può gestire il libero per la americana, tenuta da corna, ma la palla torna nella metà campo, ma può solo gestire la Greca. Ancora l'americana Hegel, palletta tenuta molto bene da Gvetanovic, corna, apre per Aricò, palla un po' staccata che deve piazzare. C'è Pascucci, apertura per Moretti, mani alte, tenute però il muro di Giaveno, corna, palla in pipe per Beyer che spara out. Punto numero 9. Ha avuto fretta Giaveno in questo caso e spara out su un'azione prolungata. 9-8 mercato San Severino. Attacco fuori, gestito non benissimo da Giaveno. Ancora Pascucci al servizio, molto bene Mastro di casa, primo tempo dietro, palla a terra, 9 pari. Buona ricezione di Molinengo, e tutte le volte abbiamo detto che corna può far viaggiare i suoi due centrali, che sono veramente i due bomber importanti per la squadra giavenese. Gvetanovic al servizio, 9 pari. Va a cercare Moretti, in qualche modo la Greca riesce ad arrivare sulla palla. Moretti da palla staccata, brava Gvetanovic a tenere alla Beyer da 4, una diagonale fortissima. Molinengo c'è, corna, primo tempo per Mastro di casa, tenuto in questo caso la Greca, pipe per Pascucci, ma trova una murata di Federica Mastro di casa. Murata pazzesca, roof block come si dice in questi casi, muro tetto che dice no alla seconda linea di San Severino. 19 il vantaggio Giaveno. Bravissima Mastro di casa in questo fondamentale, mette le mani sempre all'ultimo, non dà riferimento all'attaccante e puntualmente le fa trovare pronte
e spesso e volentieri i muri sono tanti. E adesso arriva anche una palletta in mezzo al campo di Heike Beyer, colpo intelligente, palla a terra. La difesa di San Severino non parte, non muove velocemente i piedi e la palla va a terra, 11-9. È un buon break quello di Giaveno. Kvetanovic out. Punto numero 10 San Severino. Dicevamo, era è un buon break che nasce da due situazioni tecniche di elevata fattura. Il muro di Mastro di casa non è cosa così semplice, soprattutto murare una seconda linea così bene. E anche questo cambio di colpo all'improvviso di Beyer, bisogna averne i numeri e i colpi per poterlo fare. Non tutti gli attaccanti lo possono fare. Intanto San Severino ricambia con Russo, l'errore di Kvetanovic, palla fuori. Punto numero 12 per Giaveno. 12-10. E ritorna in prima linea la capitana Nicoletta Luciani e va a servizio l'altra centrale, Federica Mastro di casa. Ed è ace! Federica Mastro di casa lascia con sufficienza Pascucci e Mastro di casa, punto numero 13, 13-10. Ancora il servizio, Moretti questa volta va bene, la greca. Prepice tenuta molto bene, Luciani va a gestire, adesso c'è un po' di pasticcio sotto rete ma Giaveno ancora la palla in mano, corna, apre in 4 per Heike Beyer, di nuovo palletta ma questa volta Repice attenta con le mani a muro e dice no. Punto numero 11, in questo caso la palletta, il cambio di colpo di Heike Beyer è stato effettuato troppo basso, troppo verso il nastro e le mani del centrale di San Severino c'erano, erano presenti. Hengel, una frustata della mancina e mezzo punto perché poi Repice va a mettere palla a terra, punto numero 12, ma veramente un servizio fastidioso e pericoloso quella di Ashley Lauren Hengel. Ancora una frustata, Morinengo in difficoltà, corna può gestire solo in bagger, Aricò però ha una buona palla da piazzare, tiene il muro di San Severino, corna ancora per Ramona Aricò, pallonetto l'ha visto molto bene la palleggiatrice greca, pallonetto e palla a terra, pasticciano Molineng e corna e quindi punto numero 13, San Severino esce bene da questa situazione di difficoltà e coach napolitano chiama il time out per Giaveno, 13 pari Giaveno-San Severino. Riprende il match dopo il time out chiamato da coach napolitano per la 4 Giaveno con la americana Hengel al servizio che sta dando fastidio con questo servizio mancino molto potente, ancora in difficoltà Giaveno, Molinengo può gestire in bagger, Beyer palla un po' staccata, cerca di piazzarla, trova ancora il muro, corna, apre dietro per Ramona Aricò, money out, sistema tutto lei, Ramona Aricò, punto numero 14, ottimo money out, ma che brutto cliente l'americana Hengel al servizio, questa mancina che sta frustando sia al servizio ma anche in attacco, quindi Giaveno deve fare molta molta attenzione, questa è una giocatrice importante. Aricò vuole andare a ricambiare, il servizio è tenuto molto bene, Moretti parallela punto, bella palla questa di Francesca Moretti, la capitana di Mercato San Severino, punto numero 14, questa è una bella palla lasciata un po' scoperta, la parallela in questo caso e lei l'ha trovata molto bene, la stessa Moretti va al servizio. Palla corta su Luciani per togliere forse la giocata col centrale, apre per Beyer, corna e anche lei trova una bellissima parallela, punto numero 15, parallela veramente molto molto bella, il gesto tecnico di Heike Beyer perché è entrata completamente sulla diagonale e ha tirato un'intrarotazione importantissimo. Nel maschile ricordiamo questi colpi da un campione come Giba che li faceva certo ad altezze siderali, ma questo è un colpo veramente di una tecnica incredibile. Intanto Heike Beyer trova anche l'ace su Pascucci in grossa difficoltà e al secondo timeout tecnico Giaveno in vantaggio 16-14 su Mercato San Severino.